Mercato Quotidiano, siamo a Manfredonia, siamo all'interno del panificio Ogni Santi in via San Lorenzo. Oggi è lunedì mattina, siamo con Salvatore, appunto del panificio Ogni Santi, pronto il pane dunque della giornata. Siamo appena per sfornare il pane, pronto per portarlo ai negozi e ai clienti che ci verranno a trovare. Quanto pane sfornate? E queste pane a tegherini. Queste qui, quindi di vari clienti qui che stanno a Manfredonia? Sì, che stanno a Manfredonia. Vogliamo capire in sintesi come funziona la preparazione del pane? Com'è? Il pane viene impastato qui, preparato la sera e lievito di madre. Quindi ieri sera l'avete preparato? Sia l'acqua che la farina e la quantità giusta del sale. Così viene fatto l'impasto, preparato per circa mezz'ora, poi messo a lievitare, è pronto per infornare. Dopo una mezz'ora è pronto per infornare. Mezz'ora. E questo è il risultato. Ah, qui invece sulla destra abbiamo la signora Concetta, che è la moglie di Salvatore. Abbiamo invece le pizze, sono state già fatte. Queste le avete fatte ieri? Pizza al pomodoro? È la mattina solo pizza al pomodoro. Poi la sera del martedì e del venerdì ci sono tutte le altre specialità. Ma quindi tutte le mattine fate la pizza al pomodoro? Tutte le mattine la pizza al pomodoro, sì. E che altre specialità troviamo martedì e venerdì? Ci sono tutte le altre pizze condite, ripiene, alle rape, alle patate, alle cipolle, cipolle ripiene, cipolla col pomodoro fresco sotto, origano, pelato mozzarella. Se qualcuno non può dire non c'è la pizza per me, perché mi ci sono tantissime pizze, quindi c'è la pizza per tutti. Sì, voi fate anche i taralli? Sapevamo che facevate anche i taralli. Sì, taralli e biscotti. Buongiorno. Buongiorno. Può avere un po' di pane? Sì. Buono, come al solito? Certo, va benissimo. Noi abbiamo appena visto la preparazione del pane, era già pronta la pizza. Siamo con il signor, dopo aver visto Salvatore e Concetta, siamo con il signor Giovanni, che già insomma fa sempre parte del panificio Ogni Santi. Come nasce il panificio? Ha una storia lunghissima. È una storia, un'antica tradizione. Sono 5 generazioni. Da mio nonno, il padre di mio nonno, mio padre, io e i miei figli. Quando è partito? È molto vecchio, supera i 100 anni. Quindi da suo nonno, poi adesso a suo figlio, voi avete sempre fatto le preparazioni dei vari prodotti. Sì. Come è nata questa passione in famiglia del panificio? È nata che abbiamo iniziato a lavorare da piccoli. E così mano a mano ci siamo affezionati al pane. Come è cambiato nel tempo questo mercato, il mercato del pane? Oggi rispetto a tanti anni fa, qual è la differenza? Oggi è molto, molto diverso da allora, perché allora si consumava il pane, adesso si va solo sul piccolo. E si mangia tutte altre cose, no? Il pane adesso viene abolito. Ma si ritiene che sia troppo grasso, magari è facile. Sì, ognuno dipende sempre dalla dieta, il pane fa ingrassare. E poi dicono i dottori che ci vuole il pane. Ho capito, no, certo, che l'elemento essenziale nella vita di nuovo. Il mercato, anche il settore dei panifici, hanno sentito la crisi? Sì, oppure? Sì, molto, molto, molto sentito la crisi, perché non si vende più come una volta. Prima facevamo un sacco di pane, poi eravamo i primi. Adesso ce ne siamo 25 sono a Manfredonia. Sì. E allora la cosa è cambiata. Ma c'è una proliferazione di panifici, ma nasconde ogni. E poi c'è una concorrenza che vanno buttando il pane così a 4 soldi. Poi vanno prendendo la farina più scarta e così fanno quel pane proprio così per mangiare. Ma la qualità, la cosa buona si risente. Viene riservata. Allora, signor Giovanni, per concludere, cosa c'è nel futuro del panificio? Voi avete riaperto da poco, un bellissimo... Nel futuro per i miei figli, così voglio che loro mantengano la tradizione. Tradizione porterà avanti da 5 generazioni, magari la sesta. Esatto. Va bene, allora ringraziamo il signor Giovanni Ogni Santi, il panificio Ogni Santi, qui a Via San Lorenzo. Buongiorno, Nazione di Stato. Buongiorno. Grazie.